Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Certamente avremmo preferito tutti poterci guardare negli occhi dal vivo in un contesto diverso, ma d'altra parte è la ciliegina sulla torta di una stagione più complessa delle altre sotto tanti punti di vista. Complesso però non vuol dire peggiore, anzi è il contrario. È stata una stagione per cui abbiamo dovuto studiare molto di più, abbiamo dovuto lavorare molto di più perché l'argomento era molto meno conosciuto per me, non è stato sufficiente fare le interviste che avevo fatto ai ragazzi nelle scuole che mi avevano permesso di preparare le precedenti stagioni. Abbiamo fatto una stagione di cui sono molto molto fiero perché siamo ripartiti da dove avevamo lasciato Scam, quindi una serie che aveva un pubblico consolidato. Abbiamo cercato di dare qualcosa in più, di dare una profondità in più, parlando di un argomento complesso, pieno di sfumature, che secondo noi fino adesso in Italia era stato sempre affrontato in modo laterale. Noi ci siamo presi la responsabilità di affrontarlo pienamente, di provare più che a dare qualche risposta, a porre qualche domanda al suo pubblico. Ovviamente la complessità a cui faccio riferimento non è soltanto legata al tema, ma anche al fatto che su 31 giorni di riprese ha piovuto per 29 giorni e mezzo, e quindi più di un'occasione il set è stato scosso da temporali improvvisi, ma non abbiamo battuto ciglio. E per non farci mancare niente, negli ultimi 2 mesi di lavorazione c'è stata una pandemia mondiale che ci ha costretti a finire di montare questa stagione da casa con Zoom, che vi assicuro non è semplicissimo. Dunque, innanzitutto, buongiorno a tutti. Possiamo dire che Sana è una ragazza di seconda generazione, è una ragazza musulmana, ha una fede molto forte e nella stagione 4 noi vedremo molto più chiaramente il conflitto che vive Sana tra appunto la scelta di avere una fede così forte e la volontà, il desiderio di voler partecipare comunque a una vita sociale della scuola, quindi di avere delle amiche, di andare alle feste, di anche vivere una vita sentimentale, no? La difficoltà che ha Sana, che accomuna un po' molti, molti ragazzi di seconda generazione, è quella di mettere a fuoco la propria identità, quindi ha difficoltà appunto a mettere a fuoco la sua identità e si sente incompresa perché se da una parte il fatto di essere musulmana non la fa capire dalle sue compagne di scuola, dall'altra il fatto di voler andare alle feste, di voler uscire con le sue compagne, non la fa capire dalla famiglia e dalle sue amiche musulmane che sono sicuramente un po' più conservatrici. Per questo Sana appunto si inizia a sentire incompresa e si sente sola. E come anche tantissimi ragazzi adolescenti ha paura, no? E quando uno ha paura tende un po' a chiudersi, a isolarsi e anche a comportarsi in maniera irrazionale. Una cosa molto molto importante per Sana è che diciamo tutti capiscano che il fatto di indossare il velo e di essere così religiosa sia una sua scelta, che non è assolutamente imposta da nessuno, tantomeno dalla famiglia. Malik è un personaggio, un ragazzo, un giovane ragazzo italiano di origini marocchine. È un personaggio che devo dire ho amato e mi ha toccato fin da subito dalla prima lettura della sceneggiatura, perché è sempre un piacere giustamente trovare un personaggio che abbia dei valori positivi, di generosità, di saper vivere con gli altri che magari non si ritrovano spesso nei personaggi giustamente di origini magrebine. Una delle cose giustamente che mi ha toccato di questo personaggio è la sua delicatezza, la sua generosità. È una persona che ama prendersi cura degli altri, che cerca di far star bene le persone attorno a sé. E,
anche se magari attraverso un semplice sguardo, magari un sorriso riconfortante. Ed è giustamente attraverso questi sguardi e questi sorrisi riconfortanti che Malik incontra Sana tramite suo fratello, cioè il fratello di Sana, che è un amico di Malik. E nonostante la sua giovane età, è riuscito forse a trovare qualcosa che gli altri ragazzi della sua età non hanno ancora trovato, un certo equilibrio tra il poter portare i suoi valori in cui crede, e poi trovare magari il suo posto nella società. Noi siamo spesso influenzati da quello che accade, no? Dalla cronaca, dalla situazione del momento che succede, negativa, eccetera. Però poi c'è tutto un altro strato di paese che invece è molto accogliente, molto... E c'è tutto uno strato di immigrati, figli di immigrati, che sono pienamente inseriti e vivono la loro vita nella quotidianità normalmente. Poi certo ci sono i problemi, questo non si possono assolutamente negare, anzi bisogna parlarne e affrontarli, specialmente sul piano politico. Però insomma dobbiamo renderci conto che la realtà è abbastanza variegata e non mancano le espressioni positive. Per quanto riguarda cosa vuol dire essere donna musulmana oggi, se è difficile o meno, io penso sempre all'Italia. In Italia è sicuramente molto più facile che in Francia per molti aspetti, o in Belgio o in altri paesi, perché se vogliamo guardare per esempio alla questione velo, in Italia non ci sono restrizioni per indossare il velo. Però ci sono delle difficoltà sicuramente che si sono sviluppate nel tempo. Siamo partiti meglio, stiamo andando un pochino a regredire su certi aspetti riguardanti chi indossa il velo, e quindi la difficoltà per esempio a trovare lavoro. Molte ragazze si trovano in difficoltà a trovare il lavoro perché gli viene richiesto di non indossarlo, perché si devono conformare a uno standard aziendale. In realtà questo spesso nasconde un'intolleranza verso l'Islam. Sicuramente questa cosa del velo che viene cambiato da Sana in base alle occasioni eccetera sarà ancora più evidente in questa stagione, ed è la realtà delle cose. Noi ci cambiamo spesso velo in base ai vestiti, alla borsetta, alla scarpa, cioè cerchiamo anche di essere in tinta con l'abbigliamento. Perché? Perché il velo non vuol dire privarsi della propria bellezza e della propria femminilità. Questo va scardinato, e io credo e spero che questo passi come messaggio, dato che è passato sicuramente anche a te. Ed è importante, perché spesso si pensa che il velo sia la negazione della femminilità, della libertà della donna di essere anche bella e piacente, e invece assolutamente non vuole essere la negazione di questo. Portare il velo è un percorso di fede, è un esercizio spirituale. Il resto non è incompatibile. La bellezza non può essere incompatibile con la spiritualità, anzi ne fa parte. Poi ci sono anche le situazioni positive. Abbiamo ragazze musulmane con il velo che sono primari di ospedale, psichiatre, artiste. Molte ragazze musulmane negli ultimi anni si stanno lanciando in politica. Abbiamo ad oggi più di 10-12 ragazze che sono in consigli comunali. Noi mi ci metto dentro, siamo tantissimi figli di immigrati che ci sentiamo pienamente inseriti in questo paese vogliamo crescere e vogliamo costruire il futuro di questo paese. Conosco delle ragazze, dei ragazzi musulmani, e io non credo di aver mai avuto, cioè non mi è mai capitato di vedere male questa cosa, o magari se mi fosse capitata una Sana non l'avrei vista assolutamente male. Non ho mai avuto un pregiudizio verso una donna musulmana, soprattutto perché per via del suo velo magari, no? Quindi se avessi visto, come mi è capitato tantissime volte, una donna con il velo per strada, non ho mai detto, non ho mai pensato soprattutto sarà costretta piuttosto che... anche perché sono una che... come filosofia ho un po' ognuno è libero di essere chi vuole, di fare quello che vuole, e di certo non sono io che mi posso permettere di giudicare. Io stessa mi sento una persona che vuole essere libera di essere chi vuole, no? Quindi
perché dovrei giudicare qualcun altro. Per quanto mi riguarda, io comunque sono italiano di origini marocchine io stesso, quindi sono cresciuto in una famiglia musulmana e devo dire che per quanto mi riguarda l'ho vissuta abbastanza bene. Penso che sia io che la mia famiglia siamo delle persone che ci siamo sentiti integrati. Insomma, adesso io vivo in Francia, quindi adesso non sono più in Italia, ma sono cresciuto in Italia e quindi non ho mai visto il fatto di essere musulmano magari come una cosa diversa. Per quanto riguarda la mia generazione, penso che dei cambiamenti stiano avvenendo piano piano, anche sicuramente, e so che una serie come Scam, lo credo e lo spero, potrà anche dare una luce diversa alla giovane generazione di musulmani in Italia. Credo sì che la nostra generazione sia più aperta, forse, lo spero, più aperta a conoscere l'altro, probabilmente perché giustamente abbiamo un accesso diretto a internet, un accesso diretto a Netflix, a serie che ci arrivano, magari serie spagnole, serie francesi che ci arrivano nella lingua originale, le ascoltiamo in quella lingua, quindi cominciamo anche a conoscere l'altro senza avere sempre magari un doppiaggio e dover essere sempre nel proprio mondo, diciamo. Quindi questo magari aiuta anche un po'. Quindi direi che per quanto mi riguarda io vedo un cambiamento magari ancora un po' lento dalle produzioni, dal sistema audiovisivo per riconoscere queste persone allo schermo, però in generale nella nostra generazione sì, penso che ci sia un cambiamento positivo, lento, ma c'è, secondo me. Diciamo che io sono un po' un pontiere tra la generazione, diciamo, degli adulti. Io faccio molta fatica, ma prima o poi dovrò accettare che anch'io lo sono, ma fatemi fare finta di essere ancora un po' a metà, e i ragazzi. E devo dire, gli attori di Scam in qualche modo sono, prima che attori, ragazzi che hanno vissuto delle esperienze anche simili a quelle dei loro personaggi, no? Quindi nel corso di 4 stagioni il cast è sempre di più aumentato, coinvolgendo, come d'altra parte volevano le storie dei personaggi, persone via via sempre nuove. Quindi al cast della prima stagione, tra la seconda e la terza, si sono aggiunti degli attori gay, uno dei quali è vicepresidente di Arcigay, Pietro Turano. Tra l'altro, nella quarta stagione si sono aggiunti molti ragazzi di origine, con i genitori di origine egiziana, marocchina, molti che venivano invece dall'Iran. E per me è stato, non che avessi dubbi, chiaramente, ma è stato bellissimo vedere come non sia mai neanche stato un argomento per loro pensare oddio, questa persona non è italiana, eterosessuale, e non so, non c'è mai stato neanche il sospetto che per un secondo questa cosa potesse essere una barriera. E per me vedere, quando poi ancora potevamo fare, come spesso facciamo a casa mia, le cene dove li faccio vedere di nascosto le puntate, vederli tutti insieme, tutti abbracciati, senza nessun tipo di filtro, il ragazzo di origine egiziana, fervente musulmano, con l'attivista dei gay, mentre tutti abbracciati, tutti amici, tutti fratelli che si iscrivono, per me è emozionante. Sono felice intanto perché, al di là di Scam, avere creato un gruppo di amici e di fratelli è sempre bello. Pensare ci sono 20 persone che si vogliono bene anche grazie al nostro progetto è bello in assoluto. È bello perché è l'Italia di domani ed è la dimostrazione che per i giovani non ci sono questi problemi. Li creiamo noi. Li creiamo noi con i titoli come Abbiamo salvato una terrorista, parlando della povera Silvia Romano, che, con un certo tipo di narrazione, facendo serie in cui le persone musulmane sono soltanto terroristi o venditori di cibo e di rose, in cui portiamo avanti gli stereotipi. Ma io sono convinto, e l'ho visto con i miei occhi, che le persone, soprattutto giovani, non hanno questo tipo di pregiudizi, che sono soltanto
appunto condizionamenti culturali, ma le persone giovani sono attirate dalla curiosità, non la vivono, cioè quando uno vede una persona diversa è istintivamente attirato, è incuriosito, gli vengono delle domande. Allora, chiaramente come sceneggiatore, come sceneggiatori, come autori cerchiamo sempre l'equilibrio tra gli archetipi, perché senza scrivere un personaggio completamente slegato dalla percezione rischia di sembrare appunto scritto, un po' voluto, quindi un po' bisogna appoggiarsi alla realtà. Allo stesso tempo però, per dare un po' di profondità e di senso al tuo racconto, bisogna anche uscirne, quindi è un equilibrio difficile. Per riuscire in questa impresa complessa, oltre a fare appunto tanta ricerca e cercare tante voci diverse per lo stesso personaggio, io quindi ho cercato Sana nelle tante ragazze musulmane che ho incontrato, ho cercato di fondarla nella realtà. Poi grande lavoro che io faccio è affidarmi anche molto agli attori, che ti permettono di creare la terza dimensione. Perché io posso scrivere qualcosa che è un filtro rispetto alla realtà che ho visto. Io la reinterpreto, ma poi io lascio grande libertà agli attori di mettere anche qualcosa di loro. Allora a quel punto escono tre cose: il personaggio che ho incontrato, la mia elaborazione e l'elaborazione che fa l'attore. Questo per risponderti. Gli stereotipi che abbiamo cercato di evitare, in realtà la serie risponderà proprio a questo, perché c'è un momento importante nella stagione in cui Sana parla proprio con Martino degli stereotipi di cui si sente vittima, e in qualche modo sono, guarda, molto, molto semplicemente la più grande cosa contro cui Sana lotta tutta la stagione è l'idea di essere vista come una persona che ha subito dei condizionamenti. Lei invece rivendica la sua scelta di essere una fervente credente, brutta rima, di portare il velo e di voler aspettare il matrimonio per avere una vita sentimentale. E anzi dice una cosa che è molto importante, anche se passa un po' tra le righe, e cioè che addirittura suo padre le ha chiesto di non portare il velo, cosa che avviene abbastanza spesso, poi ce lo può confermare Sumaya, ma è frequente che nelle famiglie musulmane si chieda alle figlie di non farlo. Perché? Perché si sa che il velo purtroppo genera pregiudizi e diffidenza, ed è Sana ad avere scelto invece di portarlo per una sua scelta personale che andava contro un consiglio dei propri genitori. Ecco, questo è il pregiudizio principale che ancora... E lei dice a Martino, e la gente non ci crede. Nonostante io lo dica, la gente non ci crede. Questo era il pregiudizio più importante contro cui abbiamo lottato, e speriamo di avere offerto una diversa visione del fenomeno. Guarda, io penso che una delle caratteristiche di Scam che abbiamo sempre avuto è di non essere furbi. Proprio non è una cosa che ci appartiene. Nelle prime due stagioni non abbiamo neanche fatto attività promozionale, sapendo che aiuta, no? Dicono aiuti. Eppure eravamo convinti che fosse importante che iniziasse come serie che partiva dal basso, che partiva dai ragazzi e che non fosse importante. Non abbiamo scelto mai, abbiamo sempre privilegiato la bravura degli attori alla loro bellezza. Sono tutti bellissimi, bellissimi. Però tutte bellezze particolari, bellezze realistiche. Non abbiamo mai scelto modelli o persone di quel tipo, o meglio, non è mai stata la nostra priorità. Quindi, di nuovo, anche nei confronti di Sana, onestamente non me la sono mai posta la domanda che fai tu. Ho fatto una ricerca, ho cercato delle persone vere che interpretassero la fede in un modo che, lo dico onestamente, per il mio punto di vista, per il mio sistema di valori, fosse splendido. Le ho trovate, ho trovato in Sumaya, in tutte le persone che mi ha fatto conoscere, delle persone che avevano una visione della propria religione e riuscivano a combinare la loro fede con i miei valori in modo totale. Totale. E quindi io onestamente non ho visto l'ora di raccontare al mondo che esiste, ed era ovvio, però
non tantissimi lo sanno. Esiste un modo di coniugare la fede, e non mi importa che questa sia per quale Dio sia, sono molto simili poi tra di loro le tre religioni monoteiste, hanno molti più punti di contatto di quello che si può immaginare poi nell'esercizio pratico. Mi interessava raccontare la cosa che ho visto. Se poi questa cosa rispettisce qualcuno, non piace a qualcuno, meglio. Forse gli diamo la possibilità di vedere le cose per come le ho viste io. Non mi interessa raccontare alle persone quello che si vogliono sentire dire. Se io racconto cose che gli altri già sanno, si annoiano. Provo sempre a raccontare cose che gli altri non sanno. Poi la sfida è quella, c'è anche un po' di brivido, no? Se no, si sa già cosa la gente penserà. Le reazioni dei social. Io sono molto contenta di aver visto tra le fasce più giovani una reazione incredibile, positiva e bella rispetto al personaggio di Sana. Sarò molto onesta, avevo paura, non sapevo come il pubblico italiano avrebbe potuto accogliere questa protagonista. E invece tra i giovanissimi ho visto voglia di conoscere questa storia, e poi sappiamo tutti della lotta che hanno fatto i fan per avere questa stagione, e senza pregiudizio tutti vogliono conoscere Sana, o meglio, cercando anche di smontare quei pregiudizi che si possono avere, vogliono vedere Sana e vogliono vedere la sua vita. Nel corso delle 10 puntate abbiamo cercato di offrire un sacco di sfaccettature del mondo musulmano italiano, anche le più le meno edificanti. Cioè viene raccontato anche di come una certa parte dell'Islam affronta l'omosessualità. È addirittura quella la ragione per cui Malik ha deciso di non essere più musulmano. Abbiamo cercato di dare un affresco completo, quindi da una parte la parte più edificante e anche quella meno. Allora, per quanto riguarda Silvia, sicuramente c'è una questione che giustamente si fa rilevare, la libertà di scelta. Si pone nei confronti di Silvia, nei confronti di qualsiasi altra donna che faccia delle scelte che secondo la maggioranza non sono quelle più corrette per certi aspetti o adeguate, o ognuno poi la interpreta come vuole. Sana fa una scelta, fa la scelta di portare il velo, di essere musulmana, di praticare e di vivere la sua vita e fede cercando di trovare compromessi anche rispetto poi a tutto il contesto che la circonda, che in alcuni aspetti e casi potrebbe anche non combaciare appieno con quelli che sono i suoi valori e le sue scelte di vita. E dopodiché invece rispetto a Silvia dice di aver fatto una scelta. Chi siamo noi per giudicare se è vero o non è vero, se l'ha fatto liberamente o meno? Certo che il dubbio è legittimo, specialmente nelle condizioni di Silvia, perché non è che era in vacanza alle Hawaii e si è messa a leggere il Corano perché l'ha ispirata vedendo qualcuno. Era in un contesto di criminali, è stata rapita da criminali e quindi che venga il dubbio, ma gli avranno fatto il lavaggio del cervello o altro, è legittimo. Il problema qual è? Il problema è il passaggio dall'avere il dubbio al cominciare a costruire scenari, insulti, minacce e finire nell'intolleranza e nella violenza. È questo il punto. Io credo che in questo momento l'Italia avrebbe dovuto soltanto accogliere Silvia. Doveva essere il momento dell'accoglienza e non il giorno del giudizio. Diciamo che sicuramente il pubblico primario, gli scam, spero che non si faccia troppo condizionare dai toni sgradevoli che si stanno usando in questi giorni e comunque, insomma, non lo so, io questo non lo posso sapere. Quello che io spero è che Scam 4 e questa strana coincidenza per cui esce proprio in questi giorni permetta a più persone possibili di approfondire cosa voglia dire che esiste un appunto tutto quello di cui ha parlato Sumaya poco prima. Che oltre all'Islam che ci raccontano spesso i giornali e le cronache, che sicuramente può lasciare dei dubbi, esistono tante forme, tra cui anche quella di Sana e della sua famiglia, che non sono inventate ma sono fondate su uno studio rigoroso che abbiamo fatto
su tanti italiani di religione musulmana, che quindi offrano una pluralità di argomenti, per cui noi non sappiamo cosa pensa Silvia Romano e cosa l'abbia spinta a fare le sue scelte. Onestamente sono cose sue. Quello che voglio dire è che se anche fosse la peggiore delle ipotesi possibili, che non voglio neanche immaginare quale sia, questo non significa permetterci di giudicare il mondo musulmano nella sua interezza, perché tante cose, sono 2 miliardi di persone, ognuno è una persona diversa, e noi offriamo la possibilità di vedere una famiglia italiana di fede musulmana, e quindi permettiamo di approfondire un po' di più per tutti quelli che sono incuriositi dall'argomento. Sicuramente ci sono delle similitudini, perché si raccontano delle storie che sono storie di vite quotidiane, che fa parte delle storie della vita di tanti musulmani in Italia, quindi è inevitabile che ci siano delle similitudini e tornino dei temi e tornino delle scelte, delle azioni, quindi questo è abbastanza normale. Sicuramente c'è dell'autobiografico, specialmente per quanto riguarda la relazione con i figli, con la vita, con gli amici. E un po' l'ho voluto raccontare perché non cerco mai di inventarmi le cose, cerco sempre di riportarle dalla realtà, dal quotidiano. Tutto quello che racconto nel libro in realtà è ispirato a storie vere, qualcuna mia, qualcuna di altre. Io ho 2 figlie e un figlio maschio, le 2 grandi sono adolescenti, 17 e 15 anni, una ha fatto la scelta di portare il velo, l'altra ha fatto la scelta di non portare il velo. Per loro questioni personali, perché chi se la sente, chi non se la sente, chi si trovava bene, chi non si trovava bene, e questo noi l'abbiamo rispettato senza neanche mettere in dubbio, anzi forse ho messo in dubbio la scelta della figlia, perché come diceva Ludovico prima, c'è sempre quella paura che se tu fai questa scelta venga stigmatizzata, la tua vita diventa più difficile, eccetera eccetera. Invece lei ha insistito, come ho fatto anch'io a suo tempo quando ho scelto di portarlo io, anche lì mia mamma e mio papà, ma sei sicura, ma aspetta che finisci le superiori, insomma si sono un po', hanno cercato un po' di dissuadermi e di allontanare questa scelta, ma è stata voluta. Per quanto mi riguarda è stata voluta perché io volevo entrare nel mondo delle donne, di quelle donne, un po' nel libro lo racconto, che si raccontano delle cose, alle giovani non si racconta, insomma volevo anche entrare a far la spia e conoscere cosa si dicevano, e poi mi affascinava molto questo mondo dei veli colorati e degli abbinamenti dei veli e vestiti, era molto più una questione di vezzo e di... e altro che non spirituale. Poi invece io a un certo punto ho fatto un percorso e mi sono posta delle domande, mi sono messa di fronte a una scelta, non so se ho voglia più di portarlo perché non ne capisco più il significato, e lì ho fatto un percorso spirituale, di fede, di ricerca, ne ho colto un valore spirituale, e così ho confermato la mia scelta. Per me è stato anche un momento quasi di riconversione, se vuoi, alla mia religione, e da lì è stato un crescendo che non hai mai smesso, non smette ancora, non smetterà mai, alla ricerca della comprensione di come si può vivere una fede anche nella trasformazione sociale, perché una fede non può restare rigida e immutabile, tutto deve essere deve avere la possibilità di essere compreso alla luce poi dei cambiamenti e delle sensibilità. E questo per me quindi diventa un percorso in divenire, in continua evoluzione, perché una fede deve rispondere alle esigenze delle persone, e le esigenze delle persone cambiano, le sensibilità cambiano nel tempo e nello spazio, e non può rimanere cristallizzata. Io in prima linea con tante altre donne siamo contrari all'imposizione del velo, siamo contrari all'imposizione di fare delle leggi contro le libertà anche di orientamento sessuale delle persone. Ci deve essere libertà, perché un principio fondamentale nel Corano è: non c'è costrizione nella fede, perché dove c'è costrizione alla fede non c'è fede. Quindi sarebbe una contraddizione in termini. Io vorrei dire, Ludovico, questo già tu lo sai perché te l'ho detto, che sono d'accordo con te sul fatto che un prodotto solo non può cambiare il mondo, però credo anche nel mio piccolo, forse perché magari sono ancora giovane e stupido, che il cinema, la TV può cambiare anche la società. E tu lo sai, io te l'ho detto che per quanto mi riguarda ho iniziato a recitare quando ero alle elementari, cioè facevo teatro a scuola elementari, poi alle medie. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, ma non ho mai pensato potesse essere una realtà. E poi c'è stata un'estate
in cui sono andato in vacanza con la mia famiglia a Parigi. E quell'anno lì, avevo tipo 13-14 anni, c'erano dei cartelloni per le strade con questo film, in cui, che si chiama Noi Samer, è un film di un adolescente magrebino che insomma vive la sua vita. E quindi vedevo tutti questi cartelloni con questo ragazzo della mia età e mi sono detto, oh, ma forse questo mestiere lo posso fare anch'io. E so che l'importanza della rappresentazione inclusiva nelle serie, nel cinema, ha cambiato la mia vita, perché da quel momento lì in poi ho lottato per fare questo mestiere, per renderlo possibile. Quindi credo che comunque sì, rappresentare le persone può cambiare molte vite, anche se magari, e anche se ne fosse solo una, è quello basta. Gli italiani possono abituarsi al fatto che vedere una persona di seconda generazione, qualunque sia la sua origine, che fa il medico, che è semplicemente un italiano, che la sua provenienza non è fondamentale nel definirlo, che non è il terrorista, l'estremista, il maschilista e tutto quanto, ma è una persona molto probabilmente italiana quanto te, che semplicemente poi è stato a una fede diversa. Questo è quello che noi proviamo a fare. Quindi dare un altro punto di vista, che non è i musulmani non sono quello che vi hanno sempre raccontato, sono solo Sane e la sua famiglia Malik, ma c'è quello, c'è, e probabilmente quel mondo non ci piace, ma c'è anche quell'altro. Quindi occhio, perché l'essere musulmani non è un pattern a cui si può applicare lo stesso giudizio. Ogni musulmano è diverso, come ogni cristiano. Io credo che Scam Italia, in qualche modo, e la quarta stagione lo dice ancora di più, sia un manifesto alla diversità. Diversità intesa come pluralità, come specificità. Tutte questioni che portano ricchezza, sfide, perché non tutto è facile, non tutto è risolvibile, non tutto è rose e fiori, evoluzione e crescita personale. Questo i personaggi lo dimostrano e credo che avrà lo stesso impatto e effetto anche su chi guarderà la serie tutta e la stagione in particolare.